questo sono un flagellatore. Io, la mia esperienza è che le poche cose delle quali non mi vergogno, che ho fatto il calcolo, ho scritto una Treccani di roba nella mia vita. Diciamo che tre quarti dei volumi li vorrei bruciare, come chi era Calderoli che bruciava le leggi. Le cose di cui mi vergogno di meno sono le cose che ho faticato di persona a scoprire, a inventare in senso proprio professionale, cioè immaginarmi delle situazioni e poi cercare di tradurle. Le scorciatoie mi danno enormemente fastidio. Noi stiamo diventando un tempo di scorciatoie, di gente che vuole avere la via più semplice, passiamo da questo a quello e poi di fatto tutto diventa più difficile. Quando noi facevamo i giornalisti all'inizio dovevamo soffrire le pene dell'inferno per andare a vedere la carta d'identità della vecchietta morta in un tragico incidente stradale sulla nuova Valassina, come cazzo si chiama, non lo so, a portare via la foto del morto. Ed era una sofferenza, si portava, si vedeva, si conosceva l'umanità. Tutto questo, sì, è chiaro che si può poi andare a vedere in Afghanistan, si può andare in Iraq, si può andare in Argentina. Però tutto quello che facilita il nostro lavoro mi dà fastidio. Io sono per quelli che bisogna soffrire per poter produrre qualche cosa di decente. Semplicemente questo. Quindi, poi a parte il concetto delle 140 battute, io poi sono un piscione per natura, scriverei sempre 3-4 pagine anche per dire che è morto il gatto. Ma l'idea che io abbia dovuto soffrire tutti questi anni per esprimere in 140 battute il concetto che Monti fa pagare troppe tasse, questo mi dà fastidio. Poi non sto mica dicendo che non lo devo fare, usatelo, godetelo. Ma su Twitter c'è il tweet Monti fa pagare troppe tasse, poi cliccando puoi avere 6 volumi. Laura, a un certo punto c'è un limite, capito? Io sono stato tra i primi a spingere Internet, a Repubblica, ci chiamavano gli internetti, gli infernetti, Zabardino e io fumo quelli che facevamo partire Repubblica IT. Poi tutti scoprirono la rete, Cataweb, allora anche lì arriva l'editore, tutti portati a Cataweb, Cataweb crolla, la bolla, stiamo ancora assorbendo i danni di Cataweb, capite come quando trovano le bombe alla periferia di Milano, quando scavano qualcosa. Poi dopo arrivano le altre, arriva Facebook, arrivano i blog, forse semplicemente sono arrivato al limite della mia capacità di accettare, basta, basta. È come quando ho cercato di imparare il giapponese, allora nella mia vita ho studiato l'italiano così così, il tedesco abbastanza bene, l'inglese bene, il francese, lo spagnolo, il russo di fronte a Heisman, ho detto no, adesso basta, il giapponese non lo imparo, andate a quel paese voi. No, mi piace, mi sembra una cosa che mi piace molto, è una cosa molto onesta che ha detto, infatti non è di, arriva un momento di solo alcune cose, in fondo davanti a Facebook, un pochino l'ho fatto anch'io, anche perché mio figlio che ha 19 anni e i miei nipoti mi hanno detto non farlo perché poi dopo mi chiedi di diventare tuo amico. E quindi questo mi ricordo che mi ha fulminato. Per me Twitter, mia figlia mi ha tolto l'amicizia già da un anno e mezzo, io Facebook non lo va, per me Twitter è, ma è perché voi non siete abbastanza impiccioni? E Twitter è una finestra aperta per rispondere. Ma Facebook ha un nome, la gente ha un nome, la gente ha un, io detesto la nonna del anche blog su... Piroletto 42, ma vaffanculo per me. Del liceo, no? Pierino è uno strozzo. Ma c'è anche l'effetto opposto. Ma io ho conosciuto, a parte le faccio firmare nel blog, però ho conosciuto anche attraverso Twitter un sacco di gente normalissima e vera. Oggi un paio di persone diciamo, ma c'è anche gente normale su Twitter. Ma qua dentro oggi c'erano un paio di ragazzi con le giovani colleghi che mi hanno mandato qualcosa. Io ho mandato un messaggio diretto, ho detto senti, vieni a prendere un caffè al Cofane, abbiamo parlato, ho fatto una tesi su Twitter bellissima, forse anche qua. E ci siamo conosciuti, siamo di vostro stato. C'è un sacco di gente vera anche lì dentro, ed è vero che per alcuni ti scappa di mano. Non c'è dubbio che come il cioccolato bianco, il sesso, le macchine sportive, lo stinco di maiale, un sacco di cose se ne fai troppe ti fanno male. I superalcolici. Anche Twitter c'è gente che è scappato di mano. Perché sono diventati di fatto dei paranoici o dei nevrotici. Ma se lo usi nel modo giusto, è uno strumento fantastico che c'è dietro della gente vera. Però è bello che non sia andata qua. Volevo dire prima, Facebook, perché è più successo, lo citiamo di più? Perché Twitter è perfetto per i giornalisti, compreso Vittorio il giorno che avesse voglia, anche Michele Serra, anche Massimo Gravellini, quindi colleghi
celebri e celeberrimi come sono loro, hanno manifestato molte perplessità. E io sono convinto che, per esempio, Michele Serra è perfetto per Twitter, perché scatta l'ora legale, panico fra i socialisti, è un tweet antelitteram perfetto. Adesso sostituite i socialisti. E io, quando è stato il casino della regione Lombardia, io ho scritto le mie cose, il pezzo, la rubrica, che malinconia Formigoni, lui mi risponde, dottor Severini, restiamo ai fatti. Però la cosa più interessante che ho fatto l'ho scritto su Twitter, ed erano quattro parole quando si è rimesso Renzo Bossi, ed erano in latino, ed era exit trota pirania stabunt, ed era il riassunto della regione Lombardia. Sono orgogliosissimo, per me vale un editoriale del Corriere. Ed erano, il problema è che Twitter è gratis, il vantaggio che può portare è che qualcuno dice, beh, in fondo c'è fatto un riassunto, andiamo a vedere cosa fa, quindi ha aiutato me, vorrei poter aiutare il mio giornale in questo modo di più.